Ok, allora credo possiamo iniziare, vero? C'è un leggero cambio nel programma, la prima presentazione non sarà quella di Intellibord perché stanno adattando il sistema di trasmissione in diretta nella cabina di regia. Inizieremo, grazie Ivano, ci ha concesso la possibilità di cambiare l'ordine delle presentazioni. La prima presentazione la fa Ivano Cocorullo, che tutti voi conoscete, socio da parecchio tempo di IUM, non servono tante presentazioni. Quindi il titolo è Leonardo, Moodle cade nella rete delle scuole Cambridge in Italia. Buongiorno a tutti, come diceva Paola, sono Ivano Cocorullo, insegno in un liceo scientifico di Roma. E innanzitutto fatemi dire quanto sono contento di essere qui in presenza e potervi vedere dal vivo e non attraverso il monitor. Oggi vi racconterò di Leonardo, che è la piattaforma che ho sviluppato per conto della rete delle scuole Cambridge in Italia. Questa rete annovera tutte, una buona parte delle scuole che in Italia, forse ci riusciamo, come nelle migliori tradizioni, nelle prove funziona benissimo, poi dopo non va. Ok, grazie. La rete delle scuole Cambridge in Italia annovera la maggior parte delle scuole che hanno adottato il progetto Cambridge in Italia. È un progetto che ormai è nelle scuole italiane già da un po'. Noi siamo stati una delle prime scuole ad adottarlo. La prima in Italia è stata il Liceo Galvani di Bologna e prevede l'insegnamento di alcune discipline in inglese, anche con l'eventuale affiancamento di madrelingua inglese. Ci sono numerosi vantaggi in questo progetto. Il primo è che, se fatto bene, riesce a coniugare i due approcci. La scuola italiana ha un approccio molto teorico, mentre la scuola anglosassone ha un approccio molto pratico. Se si riescono a coniugare questi due approcci, si riesce a fornire ai ragazzi un punto di vista molto più ampio. Si pratica l'inglese, quindi quello non fa mai male, è sempre un valore aggiunto. E poi i ragazzi riescono anche a ottenere delle certificazioni che sono riconosciute poi da molte università italiane e all'estero. Noi abbiamo visto in questi quasi 10 anni di progetto Cambridge, abbiamo avuto un miglioramento degli apprendimenti e anche un miglioramento delle votazioni che i ragazzi hanno conseguito all'esame di Stato. E quindi nel 2015, su iniziativa della preside dell'epoca, la professoressa Brienza, della nostra scuola e della preside del Liceo Galvani di Bologna, è nata la rete delle scuole Cambridge in Italia. All'epoca erano solo 34 scuole. La parola chiave sostanzialmente è condivisione. L'idea di queste due presidi illuminate era quello di creare uno strumento per poter condividere esperienze, attività didattiche, iniziative in tutte le scuole che erano interessate a questo tipo di approccio. Aveva anche un altro lato positivo, che è quello di poter rappresentare con una voce unica le esigenze delle scuole italiane presso la Cambridge University. Chi ha mai trattato con gli inglesi sa quanto sia complicato, quanto sono rigidi nelle trattative. Ormai siamo arrivati a 150 scuole. L'ultimo dato è di 150 scuole, grazie soprattutto a conferenze annuali e momenti formativi sia per i docenti che per gli studenti. Cosa c'entro io in tutto ciò? Nel 2020 ho accompagnato, sono entrato per caso perché ho accompagnato la preside Brienza, che stava andando in pensione, all'ultimo comitato tecnico-scientifico. E quindi ho ascoltato la riunione e dopo un'ora gli ho fatto notare che la soluzione a tutti i problemi che avevano all'interno della rete era uno strumento unico, la parolina magica che ci tiene qui tutti insieme, Moodle, perché con Moodle potevano risolversi tutti i loro problemi. Si sono fatti spiegare il perché e nel giro di 2 giorni mi hanno nominato coordinatore tecnico della rete e quindi da allora sto svolgendo questo ruolo. In quel momento, fino ad allora, se possiamo andare avanti, perché io non riesco. Possiamo Avanti. passare alla diapositiva successiva, per favore? Potrebbe passare avanti, per favore? Sì.
Comunque, nel frattempo ve la racconto così non sprechiamo tempo. Tutte le comunicazioni erano basate su una pagina Facebook fino ad allora. Era una pagina che curava sempre la preside Brienza, una pagina molto attiva, devo dire, molti post, molti commenti, molte risposte, però uno strumento destrutturato. Basti dire che le domande venivano poste ricorrentemente, nel senso sempre le stesse domande, perché non c'era un indice, non c'era una categorizzazione degli interventi. A quel punto abbiamo creato la piattaforma, abbiamo deciso di chiamarla Leonardo e come vedete il tema attuato è quello Move, e siamo passati progressivamente dalla pagina Facebook a Leonardo. La pagina Facebook prima era aperta solo agli iscritti alla rete, ora è aperta a tutti e è rimasta più che altro una vetrina, mentre tutte le attività si svolgono all'interno di Leonardo. Queste sono un po' di immagini della piattaforma. Abbiamo creato una sezione per le news, che è molto importante per noi perché il mondo Cambridge è enorme, il progetto Cambridge si fa in tutto il mondo. Il flusso di notizie che arriva alle scuole è impressionante e quindi finisce in questi casi per perdersi sempre le informazioni importanti. Quindi noi facciamo una selezione e rimbalziamo solo le notizie importanti. L'altro strumento importante è il forum, che praticamente ha preso il posto della pagina Facebook, solo che stavolta gli interventi sono categorizzati, quindi c'è un ordine, ci sono delle persone che rispondono a seconda della tematica richiesta e quindi funziona in maniera molto più ordinata ed efficiente. Poi abbiamo creato tutta una serie di altri argomenti, di un'altra serie di corsi, tra cui la conferenza del 2021, la rete organizza una conferenza ogni anno in presenza, quest'anno l'abbiamo fatta online il 3 e il 4 novembre e abbiamo utilizzato Leonardo per poterla organizzare, dopo vi dirò qualche parola in più. E sempre utilizzando la piattaforma abbiamo creato un corso per gli exam officer, che sono le persone che devono organizzare gli esami, che è molto complicato da fare, e poi le persone che devono invece svolgere la funzione di teacher support, che è la formazione docente sostanzialmente. E poi abbiamo messo tanto materiale a disposizione per quanto riguarda le materie che le scuole insegnano. Ok, sempre se possiamo andare avanti. Troppo. Siamo andati un po' troppo. Ok, ora sta funzionando. Allora, uno, il forum l'abbiamo visto, quindi, con tutte le discussioni divise per categorie, quindi vado un po' più veloce così recuperiamo tempo. Un altro strumento importante è stato il database delle scuole, perché all'inizio quando ci si approccia a questo progetto è complicatissimo sapere come funziona le discipline, gli esami, e allora sapere chi in Italia insegna la tua stessa materia è utile. Un paio di settimane fa mi ha contattato una scuola di Firenze chiedendomi chi insegnava il cinese mandarino. Grazie al database delle scuole, in cui ogni scuola liberamente può accedere e aggiungere notizie, ora è molto più semplice trovare chi ha le nostre esigenze e magari soprattutto ha maturato un'esperienza che può essere utile anche per noi. Come vi dicevo, il passaggio successivo è la conferenza, se possiamo andare avanti perché di nuovo non va, e per quanto riguarda la conferenza, quella precedente, grazie. Per quanto riguarda la conferenza, devo dire che ho preso a piene mani dall'organizzazione. Così ottimizziamo i tempi. Chi era che aveva alzato la mano? Eccola qua. Dai, alzati. Grazie. Sì, no, volevo solo chiederle una cosa. Sono Daniela Paci, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, ma anche una tutor a Scienze della Formazione dell'Università di Udine. E mi ha colpito, perché non è usuale, no, vedere il coinvolgimento anche della scuola dell'infanzia, e anche se sappiamo bene, insomma, che se la formazione anche digitale avviene già in quell'ordine di età, chiaramente poi tutto è più semplice. Ma in che modo l'avete utilizzata? Perché anch'io ho gestito della didattica a distanza nella scuola dell'infanzia, che tra l'altro si chiama LEAD, no? Sono legami educativi a distanza, quindi
spesso è difficile proprio intenderla come didattica digitale. In che modo, quali strumenti avete usato, in che modo avete utilizzato la piattaforma Moodle all'infanzia? Passo la parola alla mia collega Silvia Fioravanti, che si occupa specificatamente del settore delle scuole elementari e dell'infanzia. E lei la Buongiorno anche da parte mia, cercherò di rispondere alla sua domanda. Forse vale la pena fare una premessa. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la modalità di accesso degli allievi avveniva in modalità e avviene tuttora in modalità ospiti. Avviene in modalità ospiti, quindi si facilita l'accesso degli allievi non con un account, ma semplicemente con questa modalità. È chiaro che a livello formativo abbiamo sensibilizzato anche tanto i docenti, perché era implicito il coinvolgimento dei genitori. Quindi è chiaro che c'è questa modalità, questa sensibilità che va posta nei confronti di un uso della piattaforma da parte degli allievi della scuola dell'infanzia. E per l'appunto, come ha già anticipato il mio collega, abbiamo molto cercato di portare i docenti a utilizzare H5P, che nella sua modalità proprio di interattività, di poter utilizzare delle risorse visive, audio, quindi risorse, canali comunicativi differenti, ovviamente permette di raggiungere più facilmente un pubblico che ha delle dinamiche differenti, cioè ha delle competenze non ancora di lettura, di utilizzo di questi strumenti. Quindi è stato un po' questo il percorso. Delle esperienze che abbiamo raccolto nel collaborare con i docenti, abbiamo ricevuto dei feedback positivi sia dei docenti che degli allievi stessi tramite fondamentalmente le famiglie e dunque la nostra idea, la nostra intenzione è comunque di continuare in questa modalità anche tuttora che non abbiamo la scuola a distanza, abbiamo comunque anche lo scorso anno una scuola in presenza con quarantene ovviamente che avvengono. Però l'idea è proprio quella di far sì che possa essere uno strumento utilizzabile anche in presenza, comunque mantenendo questa struttura. Okay, grazie mille. Grazie veramente. Adesso vi presento Vitalba, che tutti voi avete già visto nei corridoio prima del caffè. È uno dei nostri sponsor, sponsor quasi tradizionali, perché ormai è da Roma che li vediamo, chi è stato a Roma li ha visti la prima volta. Bentornati, vi lascio la parola, mi siedo lì che così vedo anch'io bene la presentazione. Grazie Paola, grazie a tutti. Allora, sono qui oggi per presentarvi il nostro prodotto Intellibor, nel caso in cui ancora non lo conosciate. Due parole giusto su di me. Mi chiamo Vitalba Conte, come potete vedere quella sono io, senza mascherina, senza occhiali, sono lì. E nel caso in cui vogliate avere più informazioni mi vedrete al tavolo con la mia collega Pauline durante la pausa, comunque siamo sempre lì. Sono una product trainer e mi occupo quindi dell'assistenza clienti e dell'onboarding anche. Offriamo appunto sessioni ai nostri clienti per imparare a utilizzare il nostro prodotto, che come vedrete ha molte funzionalità e quindi ci si mette un po' ad abituarsi, ma una volta fatto, come Paola può dire, diventa abbastanza essenziale. Allora, cosa fa Intellibor? Prima di tutto Intellibor è un partner ufficiale di Moodle ed è un plugin che va installato sul vostro Moodle, legge i vostri dati Moodle e ve li mostra in modo più chiaro possibile attraverso grafici e report. Con questi dati sotto mano potete appunto prendere decisioni informate, potete comparare e analizzare i dati a vostra scelta e potete arrivare alle soluzioni e ai risultati che vi siete posti. Vi farò capire un po' meglio come funziona Intellibor mostrandovi direttamente il nostro sito demo, che è disponibile al pubblico. Alla fine ci saranno dei QR code se volete prendere i cellulari, fare uno scan e potete utilizzare anche voi il nostro sito demo. E ve lo faccio vedere subito. Allora, come vi dicevo, è un plugin che si installa su Moodle e ogni due settimane abbiamo una nuova versione in modo che ogni volta che anche Moodle si aggiorni non ci siano problemi. E ci sono due maniere in cui è possibile vederlo. Al momento lo stiamo vedendo all'interno di Moodle, questo è il nostro sito Moodle, e potete decidere di nasconderlo da Moodle, nel senso potete installare il nostro plugin e renderlo invisibile a tutti gli utenti, oppure se volete potete attivare le nostre dashboard. Questa dashboard è la dashboard dell'amministratore, quindi chiunque in Moodle abbia un ruolo amministratore vedrà queste informazioni.
Queste informazioni, come tutto in Intelliboard, può essere personalizzato. Al momento sul nostro sito si vedono tutti gli elementi, ma ci sono elementi che magari danno informazioni non utili per la vostra organizzazione o università. Potete decidere di nascondere quello che volete. Abbiamo appunto qui la dashboard, la prima pagina, con tutto questo tipo di informazione. L'amministratore ovviamente vede le informazioni di tutti gli utenti, anche sugli insegnanti. E abbiamo anche la possibilità di vedere direttamente i monitor e i report, che sono le funzionalità più importanti di Intelliboard, direttamente dentro Moodle. Quindi abbiamo addirittura clienti che sì, utilizzano Intelliboard, ma non entrano mai nella nostra piattaforma, lo utilizzano solamente dall'interno di Moodle, perché c'è appunto a disposizione tutto. Potete anche attivare la dashboard per l'insegnante. La dashboard per l'insegnante è già filtrata, nel senso che tutte queste informazioni che stiamo vedendo adesso sono riguardo gli studenti iscritti ai miei corsi, miei come insegnante, quindi un insegnante non vede informazione su tutti gli utenti. Abbiamo un filtro temporale, abbiamo qui, vediamo davvero tutti gli elementi, alcuni molto interessanti. Quanto tempo viene speso su ogni evento, su ogni attività, per vedere se magari il mio sforzo da insegnante viene ripagato, magari metto troppo sforzo in un'attività non utilizzata e troppo poco in una che viene utilizzata tantissimo, quindi non solo per controllare gli studenti, ma anche per controllare me stesso come insegnante. Anche per gli insegnanti mettiamo a disposizione i report e i monitor direttamente da Intelliboard, anche questi filtrati per mostrare le informazioni solamente dei loro studenti e non su altri insegnanti o su altri studenti. Abbiamo infine la dashboard anche per lo studente. Ovviamente le informazioni mostrate qui riguardano solamente lo studente e solamente i corsi ai quali lo studente è iscritto. Ci sono sì alcune informazioni un po' generali, ma che pensiamo servano più allo studente per migliorare se stesso. Ad esempio qui abbiamo la mia media e la media generale dei corsi. Quindi ad esempio magari voglio migliorare la mia media almeno per essere la stessa di quella generale o addirittura migliore. Quindi possono controllare anche i loro corsi, i loro voti, possono davvero avere tutto sotto controllo. Qui abbiamo una lista dei corsi, una lista delle attività e cliccando sui nomi dei corsi e sui nomi delle attività siamo rimandati direttamente alle attività e ai corsi di Moodle. Se vedo ad esempio un'attività con la data di scadenza che si avvicina, ci posso cliccare e se ho tempo la completo direttamente adesso. Anche qui è possibile nascondere gli elementi che per voi magari sono un po' troppo da mostrare agli studenti. Agli studenti non vengono mostrati né report né altri monitor presi da Intelliboard, perché ovviamente è troppa informazione per loro. Questa qui invece è la nostra piattaforma al di fuori di Moodle. Questa è la visione dell'amministratore, quindi abbiamo la home con i nostri monitor e un report. Il titolo della presentazione dice dati in tempo reale. Come potete vedere, ho aperto questa pagina un po' di tempo fa, inoltre l'orario è l'orario americano, ma se vado a fare un refresh della pagina, sperando che internet no, va bene, scusate. Se vado a fare un refresh della pagina, Intelliboard andrà a leggere i dati dal database un'altra volta, nel senso che se ci sono state nuove attività, nuovi accessi, Intelliboard li andrà a mostrare ogni volta che si fa il refresh della pagina. Questa dashboard è totalmente, qui potete vedere, ora sono le 7:11 a New York, potete vedere tutti i dati sono cambiati e questa dashboard è completamente personalizzabile, nel senso che abbiamo più di 30 monitor e potete scegliere di inserire i monitor che mostrano le informazioni più importanti per voi. E potete anche mettere un report, quindi le informazioni più dettagliate. Cos'altro potete fare su Intelliboard? Potete creare i vostri report, nel caso in cui i nostri 130 report non siano abbastanza, volete crearne uno apposta per voi, avete lo strumento per farlo, e potete creare dei sub-account, nel caso in cui vogliate nascondere Intelliboard da Moodle, ma dare comunque accesso ad altre persone ad Intelliboard, potete creare dei sub-account. E andiamo a vedere alcuni dei report
I nostri report sono divisi in categorie. Abbiamo report sugli utenti, report sui corsi e report sulle attività. E ve ne farò vedere uno di ognuno. Questo qui sugli utenti. Parliamo di tutti gli utenti, quindi qui andremo a vedere sia insegnanti che studenti che amministratori, manager, chiunque presente in questo report. Se vogliamo vedere solamente gli studenti, andiamo ad utilizzare i nostri filtri. Qui ho già scelto studente. Altri dei nostri filtri sono per cohorts, se utilizzate le corti. Il filtro dei corsi è molto interessante in quanto potete scegliere se visualizzare informazioni su un corso specifico, su tutti i corsi, su una categoria, su corsi presi da diverse categorie, quindi davvero quello che voi volete vedere è possibile vederlo. Potete anche utilizzare la barra di ricerca per cercare il nome di uno studente specifico, quindi ad esempio in questo report potete cercare uno studente per nome e vedere le sue performance in tutti i corsi, oppure scegliere un corso specifico e vedere le performance di tutti gli studenti in un unico corso. Oppure con queste selezioni fatte adesso, tutti gli studenti in tutti i corsi, ma non esattamente tutti, solo quelli che hanno speso del tempo nella piattaforma negli ultimi 30 giorni, perché l'ultimo filtro è appunto quello temporale. Parlando del tempo, il tempo è qualcosa che IntelliBoard comincia a contare nel momento in cui installate il nostro plugin ed è molto più rigido del tempo di Moodle, nel senso che se lo studente o anche l'insegnante o chiunque utente di Moodle apre Moodle e poi va su una qualsiasi altra pagina del browser o lascia il computer aperto e non c'è nessun movimento di mouse, nessun niente sulla tastiera, insomma, se per un minuto non succede niente, IntelliBoard smette di contare il tempo, mentre Moodle la sessione è aperta e continua. Noi invece il nostro tempo speso nel momento in cui andate a installare il plugin è davvero, davvero preciso e potete scegliere voi se il timeout è un minuto, due minuti, cinque minuti, potete essere un po' più flessibili, no? E quindi davvero si possono togliere le colonne che non vi interessano, si possono aggiungere altre colonne, tutto personalizzabile. Abbiamo altri report, ad esempio questo qui sui corsi. Quello che abbiamo visto prima ci dava più informazioni singolari sugli studenti. Questi qui invece sono informazioni sui corsi. Ad esempio, numero di visite intesi come click all'interno di un corso negli ultimi 30 giorni, il tempo totale nel corso sia di studenti che di insegnanti, punteggio medio, quando è iniziato il corso e quindi davvero più informazioni specifiche sul corso. E nuovamente qui possiamo selezionarli tutti, uno alla volta o per categoria. Abbiamo poi questi report sulle attività, che hanno ovviamente un filtro di attività. Quindi possiamo vedere tutte le attività, o ad esempio, come ho visto nella presentazione di prima, se è utilizzata solamente l'attività H5P, qui al momento non ce l'abbiamo, perché non è presente sul nostro sito demo, ma abbiamo dei clienti che utilizzano solamente l'H5P, l'andate a selezionare e mostra solamente le informazioni su questa specifica attività. Potete poi selezionare anche uno specifico corso e tutte le attività, oppure una singola attività in tutti i corsi. In generale, una cosa che possiamo fare con tutti i report è condividere questa informazione. Possiamo o fare un download via in formato Excel, PDF, no? Un po' tutti i formati basici, oppure possiamo, anche stamparlo se volete, possiamo inviarlo direttamente via mail dalla piattaforma di IntelliBoard, viene inviato da un indirizzo mail IntelliBoard, ma potete personalizzare la vostra firma in modo che si sappia da dove venga, oppure una notifica programmata. Le notifiche programmate sono molto importanti all'interno della piattaforma perché una volta scelti tutti i filtri, potete dire a IntelliBoard invia questo report tutti i lunedì mattina alle 8 a queste specifiche persone con i dati dei 7 giorni precedenti. Oppure invia questo report ogni primo del mese con le informazioni del mese precedente. Voi lo fate una volta e non ve ne occupate più. Potete anche indicare una data di scadenza. Ad esempio, se iniziate a gennaio, la data di scadenza a fine giugno, non vi dovete nemmeno occupare di spegnere la notifica, no? La notifica smette di essere inviata automaticamente. Ok, quindi questa è la nostra piattaforma attuale. Volevo farvi vedere anche in anteprima esclusiva, non so se Paola l'ha visto questo.
è IntelliBoard Next. Arriverà il mese prossimo e è una piattaforma che stiamo costruendo già da un po'. I nostri sviluppatori stanno costruendo già da un po', grazie al feedback raccolto dai nostri clienti in questi anni, e stiamo appunto cercando di fare un upgrade della piattaforma che abbiamo adesso. Quindi già vedete, è un po' diverso, no? Abbiamo tentato di semplificare le grafiche, ma allo stesso tempo di dare ancora più informazioni e ancora più potere ai clienti di personalizzare sia le dashboard sia i monitor che i report. Una cosa molto importante anche sarà l'arrivo delle analisi predittive. Quindi non solo cosa succede, cosa è successo, ma anche cosa potrebbe succedere basandosi sui dati che già sono all'interno del database. Questo qui è un esempio di un report, quindi potete vedere come è un po' diverso da quelli che vi ho mostrato adesso. E a destra potete vedere come i report possono essere uniti a monitor, quindi elementi grafici ed elementi tabulari messi insieme in modo da avere a disposizione il più possibile, più dettagli possibili. Come vi dicevo, i QR code. Il primo, se volete una prova gratuita di un mese, se volete visitare il nostro sito demo, oppure durante la prova gratuita potete scaricare il plugin, collegarlo con il vostro Moodle e vedere appunto direttamente con i vostri dati, perché quello che vi ho appena mostrato sono dati fittizi, non abbiamo davvero un sito Moodle che funzioni. Potete provarlo per un mese sul vostro Moodle e vedere come va. Avrete tutte le funzionalità che vi ho appena mostrato, tutte quante a disposizione. E il secondo QR è per avere una demo su Zoom, purtroppo non di persona. Vi mostrerò nuovamente il nostro sito demo, ma possiamo andare anche ora ancora più nei dettagli. Sarò io, nel caso, a farvi la demo. Paola, grazie. Paola è una dei nostri clienti. Abbiamo non solo nel mondo universitario abbiamo Paola, in Europa abbiamo la Dublin City University, molte università in Finlandia, in Francia, e la Rhodes University dal South Africa, Maryland University, IntelliBoard americana, quindi in America abbiamo davvero tanti tanti clienti, ma siamo presenti ovunque nel mondo, anche in Australia. E abbiamo IBM fuori dal mondo universitario, e davvero davvero tanti, quindi non solamente università, ma davvero chiunque abbia Moodle. Se avete delle domande adesso oppure al tavolo, noi siamo sempre lì o qui con i QR code. Grazie. Grazie Vitalba, soprattutto perché parli l'italiano, che adesso capiamo meglio la piattaforma ed è possibile insomma anche visitarvi con più precisione. Ci sono domande specifiche o preferite visitarla? Ok, quindi Vitalba, qual è il nome della collega che è con te? Pauline, vero? Vitalba e Pauline, anche Pauline parla l'italiano. Ok, grazie Vitalba. Quindi torniamo a quella che era la sequenza originale della sessione, e la prossima presentazione è quella di Palmizzano, Molletta e Santuari. Per la regia dell'aula il titolo è Formazione continua in area urgenza emergenza in azienda provinciale per i servizi sanitari, esperienza di apprendimento e learning interattive e in gamification. Sì, buon pomeriggio a tutti, sono Nadia. Sì, presentazione Formazione continua in area urgenza emergenza, il nome del file e il nome del PowerPoint ti sta chiedendo. Sono Nadia Santuari, presentiamo due voci con il collega Francesco. Sì, è andato il collega a dare le indicazioni. Okay. Intanto, per ottimizzare i tempi, ho il piacere di portare i saluti della dirigente del servizio formazione, la dottoressa Cristina Moletta, e di ringraziare gli organizzatori in particolare di aver accettato il nostro contributo. Siamo da poco tempo degli affezionati anche di questa importante iniziativa che è il convegno Moodle Mut in Italia, con alcune nostre partecipazioni negli ultimi anni, anche l'anno scorso, e quest'anno
è sicuramente per noi questa partecipare a Mood Italia un momento per condividere la nostra esperienza e come pubblica amministrazione sicuramente consolidare i saperi nuovi e dare uno stimolo attraverso proprio il confronto che ci permettono questi incontri a sostenere anche dei nuovi cambiamenti. Sappiamo che la pubblica amministrazione non è, diciamo, non è illuminata rispetto alla velocità dei cambiamenti, ma partecipare a queste iniziative ce lo permettono. Faccio un tentativo, eccoci qua, chi siamo? Presento io per prima, sono Nadia Santuari con il collega Francesco Palmisano. Parliamo di gamification, anche noi oggi interpretiamo qua. Anche di grandi cambiamenti che ci permetteranno di acquisire altri due piani formativi. Prego la successiva. Ci riprovo. Ok. Allora funziona, pardon. Che cosa è successo evidentemente anche per noi? No, penso che sono andata un pochino avanti. Eccoci qua. In particolare noi ci soffermiamo sul piano della formazione per gli operatori dell'area urgenza-emergenza. Ormai dal 2015 l'azienda sanitaria ha una politica che garantisce la formazione, dipendentemente anche dalle diverse caratteristiche dei setting di lavoro, una formazione per tutto il personale che opera nell'ambito dell'urgenza-emergenza. Un ambito che, come potete immaginare, è molto delicato, che richiede un aggiornamento continuo alle ultime linee guida per quanto riguarda le competenze clinico-assistenziali, ma una crescita, un investimento continuo anche per altre competenze organizzativo-gestionali e relazionali. Lo strumento principe applicativo di questa politica è senz'altro il piano della formazione in ambito urgenza-emergenza, all'interno della quale trovano ospitalità tutte le iniziative formative per medici, infermieri, operatori sociosanitari di pronto soccorso, 118 anestesia e rianimazione. Sono iniziative che evidentemente che prediligono come formazione, diciamo, principe la formazione hands-on, le simulazioni, i laboratori per lo sviluppo proprio di skill tecnico-pratiche. È un piano, quello di quest'anno, successivamente anche alla pandemia, che ha una caratteristica, vedremo, molto distintiva, di contenere iniziative formative, contenuti che poi troveranno appunto ospitalità sulla nostra piattaforma, costruite dai professionisti per i professionisti. Successivamente alla chiusura anche per noi delle aule formative, le aule che ospitavano i laboratori pratici, le simulazioni, abbiamo dovuto intervenire con una nuova formazione. È stato proprio un vero e proprio cambio di paradigma. Un nuovo paradigma che ci ha permesso
con due driver principali, di valorizzare nuovamente o più del passato i contesti di lavoro che sono diventati proprio i reali contesti di apprendimento all'interno delle quali sviluppare e mantenere le competenze, grazie a un nuovo modo, a nuovi modi e nuovi tempi di realizzare all'interno dei reparti proprio i laboratori di addestramento e le simulazioni in sito. L'altro driver fondamentale sono stati il supporto dei nuovi ambienti di apprendimento in e-learning che ci hanno permesso di realizzare delle progettualità multimetodo, dei progetti blended, dove le nuove tecnologie, le nuove metodologie e-learning hanno proprio supportato e potenziato, qui li abbiamo messi i vecchi, ma di fatto sono i tradizionali setting di formazione in presenza. Questo cosa ha comportato per noi? Ha comportato senz'altro un grossissimo investimento in progettazione e-learning, in nuove competenze e-learning di progettazione, un e-learning che abbiamo chiamato però a distanza ridotta. Perché? Perché i contenuti messi a disposizione, costruiti, video tutorial, video lezioni, dai professionisti per rispondere a un fabbisogno formativo dei professionisti, erano e sono disponibili 24 ore su 24, il telefonino in tasca, diciamo lo smartphone nel taschino, permette di accedere alla nostra piattaforma Moodle, ai contenuti interattivi veramente in maniera continua, proprio verso una formazione continua che entra nelle pratiche professionali, entra proprio nei contesti di lavoro, potenziandoli, amplificandoli. E poi la condivisione dei saperi, i professionisti che mettono a disposizione la propria expertise per gli altri colleghi raggiungono veramente in maniera capillare tutti i punti e i setting di lavoro dell'azienda sanitaria di Trento. Alla prossima allora. Ogni tanto funziona. Eccoci qua. Slow is better, perché le progettualità multimetodo che combinano in maniera mista e potenziano i contesti tradizionali in presenza con l'e-learning hanno dato vita a queste progettualità multimetodo che rispondono anche alla necessità di una sostenibilità progettuale, organizzativa, la possibilità di produrre contenuti step by step messi a disposizione quando servono, ma nei tempi anche di produzione, diciamo, che sono sostenibili per il nostro personale sanitario. I nostri progettisti, creator di contenuti che lavorano con i progettisti del servizio formazione sono personale sanitario che quindi fa evidentemente anche altro di mestiere. Inoltre, queste diverse modalità di fruizione permettono veramente ad ogni professionista di attivare le proprie modalità di apprendimento, quelle che si sente più vicine, quelle che si sente più utili. Come abbiamo potuto fare questo? L'abbiamo potuto fare grazie a un target di riferimento, medici e infermieri delle tre aree, pronto soccorso, 118, anestesia e rianimazione, che da un nostro piccolo studio abbiamo visto essere all'interno di quella che oggi chiamiamo la generazione X, che non è sicuramente una generazione di nativi digitali, ma che comunque apprezzano la tecnologia. Quindi ci abbiamo provato. Inoltre, proprio l'area della critica, l'area dell'emergenza, ha tra le sue pratiche formative principali proprio la simulazione, il mettersi in gioco, il mettere le mani su, quindi abbiamo potuto veramente prendere spunto dai reali modelli di apprendimento dei nostri professionisti. E poi evidentemente una piattaforma Moodle che si è necessariamente potenziata non solo in termini di attività formative di corsi, ma anche in termini per fortuna di competenze di progettazione che ci hanno permesso di procedere in questa direzione. Mi inserisco io per proseguire questa presentazione, grazie Nadia, la presentazione iniziale, provo ad andare avanti. Ok, questo per presentarvi quello che è la nostra piattaforma Moodle e quindi l'utenza che vi accede, ci sono circa gli 8700 dipendenti APSS che bene o male entrano 365 giorni all'anno e sono utenti piuttosto stabili, perché un dipendente sanitario potrebbe stare nella nostra azienda anche tutti i 30 anni di lavoro.
oltre a queste persone accedono anche 3.000 persone che sono utenze di strutture sanitarie trentine private convenzionali, e poi ci sono alcuni corsi che bene o male vengono ospitati sulla nostra piattaforma, che vengono aperti anche per determinate tipologie, tipo in questo periodo delle vaccinazioni Covid, e anche utenze dell'Università di Verona, perché fanno tirocinio bene o male in ospedale. La nostra piattaforma Moodle è gestita dal servizio IT, che però è un servizio IT che gestisce tutta l'azienda sanitaria, quindi non è dedicata a noi. Il formatore deve gestire dal processo del corso su Moodle all'accreditamento ECM, alla creazione di tutto il corso su Moodle, ma anche iscrizioni, utenze, help desk e reportistica dei singoli corsi, oltre che ad affiancare i creator di contenuti di cui parlava prima Nadia, nella creazione appunto di tutto quello che poi si troverà sulla piattaforma. La piattaforma è attiva più o meno dal 2014 ed attualmente ospita 50 corsi totali per tutti gli utenti di qui sopra. Parliamo però di quello che è il piano urgenza emergenza, quindi entriamo un attimino nel vivo dei contenuti per parlarvi un attimino di quello che poi si troverà su questa piattaforma. Ci sono corsi accreditati ECM, attualmente ci sono 10 corsi totali trasversali per gli ambiti e per tutti i professionisti sanitari di cui parlavo prima, e delle piattaforme che noi definiamo delle piazze di apprendimento virtuali, che sono dei luoghi di aggregazione dove il professionista, ad esempio, di 118 Trentino Emergenza, di anestesia e rianimazione, trova tutto un suo percorso di altri sottocorsi per lo sviluppo e il mantenimento delle sue competenze, e oltretutto alcuni luoghi di aggregazione e di confronto rispetto alle diverse terapie intensive del Trentino, in cui si possono parlare sui forum, in cui si possono confrontare sia di questioni formative che di questioni cliniche che di nuovi fabbisogni formativi. La prima cosa, adesso entriamo nel vivo di quelli che sono i contenuti, la prima cosa su cui abbiamo messo il focus è tentare di creare un ambiente immersivo fin dalla prima pagina del corso, quindi fino dall'entrata di un determinato corso vogliamo far immergere il professionista in quello che è la sua realtà o il singolo corso. Abbiamo iniziato chiaramente prima con dei contenuti, diciamo, semplici, quindi con una stanza 2D, utilizzando dei repository di immagini che noi utilizzavamo da Articulate oppure da Canva oppure da Genially, eccetera, sfruttando gli hotspot e nascondendo quelle che sono le risorse di Moodle, in modo che il front del corso sia già immersivo e che faccia accedere, in questo caso, a delle video lezioni condotte poi dai tutor che sono sul campo. Chiaramente abbiamo fatto dei piccoli passetti, perché anche i dipendenti dovevano chiaramente abituarsi a questo tipo di metodologie, quindi prima siamo partiti da una stanza 2D per dopo sviluppare anche dei contenuti che non solo siano 2D con gli hotspot, ma che permettano anche di navigare nella stanza, in questo caso con il solo movimento a 360, ma che ti permette di andare alla scoperta di hotspot, alla scoperta di video lezioni, inserendo anche qualche easter egg che loro si trovano ad esempio sulla macchinetta del caffè, che gli dà una piccola tra virgolette sorpresa per dire prenditi una pausa da quello che è l'e-learning per riposare gli occhi, prenderti un caffè e riposarti un attimo. Questo tipo di contenuto l'abbiamo aggiunto con un pacchetto SCORM, e quindi diciamo che prima di entrare in video lezioni che magari per il docente duravano 50 slide e quindi era un'oretta, noi l'abbiamo suddiviso in tanti piccoli hotspot in cui navigare. Chiaramente dobbiamo fare ancora un passetto avanti, ci sono alcuni tipi di percorso come quello dell'inserimento del personale nella nuova terapia intensiva neurochirurgica, che necessita che gli hotspot non siano in stanze immaginarie, ma che siano effettivamente nei luoghi di lavoro. Quindi siamo andati a prendere, grazie al supporto dei tutor che poi affiancano realmente quegli infermieri sul campo, le foto dei reali posti di lavoro e suddiviso le video lezioni per ogni postazione del letto, quindi uno clicca su uno spot e gli viene data la spiegazione o l'integrazione di quel determinato postazione. Quelli che trovano sulla piattaforma sono gli stessi tutor che poi si trovano in reparto, quindi riusciamo anche a aggiustare il corso in corso d'opera per aggiungere nuovi contenuti, adattarli, sistemarli. Poi, pian pianino, abbiamo detto ok, ci sono dei corsi peculiari e dei corsi un po' più trasversali, quindi non serve andare a riprodurre quella che è la reale stanza, ma ci piaceva creare una stanza 3D dove attendere, ci piacerebbe che le persone si potessero muovere non solo con un movimento a 360 gradi, ma proprio navigare nell'ambiente 3D. Quindi supportiamo i docenti anche nella creazione
di vere e proprie stanze virtuali 3D. Quindi ci siamo attrezzati con software open source come Blender e abbiamo ricostruito delle vere e proprie stanze, qua vedete un'isola per la rianimazione neonatale, in modo che la professionista si possa calare in questo tipo di corso a 360 gradi e trovando esattamente una ricostruzione di quella che è una sala parto, non solo per la parte neonatale ma anche per la parte adulta. Calcolate che questo tipo di corso vengono somministrati e resi disponibili ai dipendenti prima che vengano a fare la parte pratica, quindi uno si prova prima in questo momento diciamo a distanza, quindi da solo non accompagnato, e poi viene in aula o nel suo setting di lavoro. Poi ci siamo detti ok, tutto questo era per accedere alle video lezioni, quindi come le persone accedono ai singoli contenuti. Dopo vogliamo anche dargli uno strumento in cui si possano testare. Come farli testare sulla parte teorica che hanno visto sulle video lezioni? Andiamo a creare, rispetto alle domande che ci mandano per l'autovalutazione, alcuni diciamo giochi, quindi iniziamo sulla vera e propria gamification, che sono assolutamente personalizzati per quel tipo di corso. Quindi ad esempio per un corso sulla ventilazione meccanica non invasiva in pronto soccorso abbiamo creato quella che è l'autovalutazione mozzafiato, con un timer che permette un countdown, che è la saturazione che scende da 100 in giù, perché ricordiamoci che questi professionisti devono essere abituati a prendere decisioni in maniera veloce ed avere un filo di ansia, però tutti i feedback sono immediati, quindi ha un feedback immediato del giusto o sbagliato, e non è penalizzante, nel senso che questo è un contenuto in autovalutazione che può ripetere tutte le volte che vuole e tutte le volte gli viene dato un aiutino per capire come andare avanti. Anche questo creato con Articulate e caricato come pacchetto SCORM. Il passetto ulteriore è quello di dire come facciamo a, una volta che gli abbiamo messo una procedura come può essere quella della svestizione, a testare le sue competenze su ricordarsi una sequenza di procedure. Ci siamo inventati quello che è la svestizione esplosiva. Fare un errore nella svestizione COVID si rischia di mettersi, diciamo, a rischio di contagio. Come poterlo trasformare in un gioco? Una sequenza di cavi. Quindi io metto una sequenza di cavi per disinnescare una bomba, anche qui con un timer che ti dà un attimino di ansia, e devono tagliare i cavi nella sequenza corretta della svestizione. Quindi anche qua un sistema punti, un sistema checkpoint, un countdown stimolante, se così vogliamo chiamarlo, rispetto a un contenuto procedurale abbastanza impattante dal punto di vista di gestione anche psicologica, in questo caso del personale di 118 Trentino Emergenza. È chiaro che dobbiamo fare un passetto oltre, ci siamo detti andiamo avanti ancora su quest'onda, e quindi rispetto a quello che vedete alla vostra sinistra dei laboratori di rianimazione cardiopolmonare, come facciamo a testare in maniera e-learning prima, quindi prima che vengano a fare quei laboratori che vedete di là, che uno abbia memorizzato la sequenza di rianimazione cardiopolmonare? Abbiamo messo una telecamera in fronte ai docenti e abbiamo creato quello che è una sequenza di rianimazione cardiopolmonare intermezzandoli da delle decisioni. Quindi ci sono in mezzo delle decisioni che ti dicono cosa faresti in questo momento in visuale in prima persona. Anche qui feedback, se è giusto o se è sbagliato, e anche qui chiaramente glielo possiamo permettere di farlo tutte le volte che vogliono. Il passetto oltre è l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali, quindi utilizzare il defibrillatore, utilizzare un ventilatore polmonare, utilizzare quelli che sono i diversi defibrillatori che ci sono in azienda. Li mettiamo a disposizione e costruiamo insieme ai docenti dei video tutorial e dei giochi poi che riproducono fedelmente quello che il defibrillatore, il ventilatore o l'apparecchiatura elettromedicale fa nella realtà, anche qua con metodologia gamification. Siamo arrivati anche ovviamente a gestire la parte del paziente, ma come facciamo a fare delle foto a dei pazienti o a filmare dei pazienti in compromesso stato di salute? È chiaramente molto complicato, dovremmo fare dei role playing, dovremmo avere degli attori. Vista l'esperienza, anche se piccola, ci siamo dati alla modellazione 3D anche di quelli che sono modelli umani. Oltre a modellarli, li abbiamo anche animati, gli abbiamo dato una voce e con gli esperti di contenuti e i docenti abbiamo creato anche una sorta di intervista con delle domande giuste e domande sbagliate, anche qua con dei feedback, con un sistema a punteggi, in modo che il professionista si possa mettere in gioco anche sull'intervista col paziente.
arriviamo verso la fine, nel senso che noi accreditiamo ECM questo tipo di percorsi. Qua abbiamo messo uno scambio di help desk in cui un partecipante rimaneva basito del solo un credito e mezzo, non commento. Come facciamo ad evitare questo? Il sistema ECM non, di base non aiuta a valorizzare quella che è l'interattività, perché è un calcolo ragioneristico del dire una lezione dura un'ora, quindi per cui è un credito. La cosa che eventualmente aumenterebbe i crediti è caricare del materiale PDF. Quindi io per fare, non lo so, 6.000 battute di lettura si stimano 8 minuti, quindi carico un PDF di 30 pagine e mi vanno su tantissimi crediti, ma l'interattività non è ancora calcolata. Come provider abbiamo trovato una strategia che comunque il manuale di accreditamento provinciale mette a disposizione, cioè l'utilizzo di un tempo di approfondimento fino a un massimo del 50%. Quindi possiamo aumentare fino a un massimo del 50% di quella che è la durata calcolata, quello che è i crediti poi ECM e la durata. Quindi noi stiamo tentando anche di dosare il massimo dell'interattività, diamo il 50% in più, e poi gradualmente a scendere su interattività ridotte un po' di meno e andiamo a gradualizzare questa cosa qua. Ovviamente feedback dei partecipanti, ci siamo stati sopra per vedere se sia dai questionari ECM sia da delle domande specifiche se piace, se non piace, se è utile o non è utile. Quello che abbiamo ricevuto sono tutti feedback positivi, tranne chiaramente qualche nicchia di difficoltà di accesso alla piattaforma, ma quello che dicevate anche nei precedenti interventi, non tutte le persone sono pronte a formarsi con questo tipo di formazione, e i dati qualitativi che ci piace riportare è tipo il gioco fa pensare a ciò che si fa nella realtà, e già questo è un ritorno che è veramente meraviglioso. Alcuni partecipanti hanno segnalato ansia nei diversi countdown, ma non era un'ansia nella gestione di quella situazione, ma più che altro un'ansia perché non so gestire la parte del computer. Cosa faremo? Cosa ci siamo dati come obiettivi? Poi concludendo, il utilizzare altre risorse di Moodle, come sono quelle dei badge di cui parlavate prima, per incentivare ancora di più l'utilizzo, creare dei dossier formativi e learning, continuare con la formazione dei creator, con una tana dei creativi che così ci piace chiamare, in cui mettiamo a disposizione alcuni tutorial per creare dei contenuti e learning, e darci come obiettivo quello di almeno un contenuto o in gamification o interattivo nei vari percorsi learning che andremo a costruire da oggi in poi. È chiaro che la gamification non può risolvere tutti i problemi, non può esserci sempre, va contestualizzata e ben dosata. Qua, concludendo, metto due QR code che se volete provare, fare una foto, eccetera, il gioco della svestizione esplosiva o il gioco della rianimazione cardiopolmonare, potete tranquillamente provarlo, è un po' non contestualizzato perché vi manca tutta la parte di procedura prima, però se volete vedere un po' di meccaniche, come funziona, come non funziona, abbiamo messo a disposizione questi due contenuti, di modo che se volete prendere spunto, volete darci dei consigli, eccetera, insomma sono a vostra disposizione. Ho concluso, vi ringrazio a tutti per l'attenzione. Grazie mille per la presentazione, anche nei tempi precisi. Io faccio la seguente proposta: chiamo la prossima presentazione, se abbiamo domande su queste due ultime presentazioni le facciamo alla fine. Come vedete, tutta questa sessione è fatta di iniziative per grossi numeri e grandi sfide, e mi sembra che si stiano accumulando spunti per la riflessione molto rilevanti per la nostra comunità. Grazie per i link, se lo pubblicate anche nel forum della comunità, così che chi non era qui presente possa poi anche... Va bene? Grazie. Filippo. Quindi il prossimo relatore è Filippo Caburlotto, che come sapete terrà in questa edizione del Moodle Moot anche un laboratorio, uno dei workshop. Il tema della presentazione è online learning e testing, l'esperienza dei CLA di Venezia. Filippo è anche un antico associato che conoscete tutto, è la prima volta che farà anche il laboratorio. Abbiamo dovuto farlo fare su invito perché è troppo timido per condividere le proprie competenze, quindi Filippo oggi ha solo 15 minuti, però
nell'altra giornata ne ha molti. Però farò tempo ad annoiarli. State tranquilli, ci riesco. Io ringrazio intanto Paola, ringrazio i precedenti relatori perché mi hanno fatto rivivere l'incubo di fare i test ECM che noi curiamo come CLA per l'ULS 3 per quanto riguarda la lingua inglese. Un incubo. Concordo con quanto avete detto, una delle cose più difficili da realizzare e da aggirare soprattutto. Mi presento molto velocemente, cioè più che presentare me presento la struttura. Centro Linguistico di Ateneo, esistiamo dal 77, abbiamo una certa esperienza quindi. Eroghiamo corsi online ben prima che scoppiasse la pandemia. Come ho avuto modo di parlare ad un Moodle Moot di 2-3 anni fa, raccontavo proprio questa nostra esperienza del parlare, del formare online. Siamo ritornati, Deo grazia per certi versi, in presenza, in quanto il nostro tipo di target è altamente eterogeneo e non sempre affine alle tecniche digitali, mettiamola così, nel senso che abbiamo anche il gruppo di anzianotte che vengono a imparare l'inglese per andare in crociera, che non spesso utilizzano le tecnologie, mettiamola così. Offriamo anche corsi in modalità blended, sempre più. Eroghiamo circa, o anzi, oltre 100 corsi di lingua all'anno, inglese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo circa oltre 2.500 partecipanti e eroghiamo circa, potrei dire anche qualcosa in più, di 10.000 test all'anno. Test che riguardano sia gli OFA di apprendimento per quanto riguarda l'Ateneo, sia relativi ai nostri corsi di lingua. Questo è per darvi un'idea di chi siamo e perché vi vado a raccontare certe cose, inquadrare un attimino la nostra realtà. Ora, calcolate che noi eroghiamo due tipologie di corsi dei corsi base da 75 ore, quelli classici previsti dal framework europeo, livello A1 piuttosto che A2 piuttosto che B1 e via dicendo, e una serie di moduli settoriali che stiamo cercando di ampliare, cercando di diversificare, che vanno dalla capacità di scrivere, il writing, a cose molto più ruffiane onestamente, tipo improve your English watching TV series o listening English pop rock, cose del genere. Quindi dei moduli più accattivanti, ma che comunque ci permettono di andare a sviluppare tutta una serie di abilità linguistiche. Come lo facciamo? Lo facciamo sempre e comunque tramite Moodle. Calcolate che la prima esperienza che abbiamo avuto con Moodle per erogazione di test in presenza, in quel caso, ma non solo, risale al 2009. La 1.7, se non ricordo male, possibile, Paola correggimi se sbaglio, ma mi pare fosse la 1.7 all'epoca. Io credo 1.5 comunque. 1.7, 1.9, eravamo lì in mezzo, mettiamola così, e negli anni abbiamo visto questa evoluzione. Come organizziamo questi corsi? Sostanzialmente passiamo da 4 moduli core, che ci sono presenti in tutti i corsi, e che sono chiaramente il classico forum, homework, ma la cosa che ci interessa di più è il glossario. Glossario che abbiamo utilizzato sia passivamente per lo studente, cioè creando noi ad hoc un glossario che gli permetta di cavalcare i lemmi che trova all'interno del corso, sia rendendolo un tipo di formazione attiva, ovvero abbiamo dato, e questo, cioè, devo dire la verità, ha creato molto interesse, abbiamo dato agli studenti dei veri e propri task di andare a compilare questi glossari, non solo attraverso lo sviluppo di abilità di correlate alla scrittura, ma anche creando video caricabili tramite smartphone, creando delle spiegazioni attraverso dei file MP3, anch'essi tramite smartphone, tramite quello che vogliono, creando quindi una partecipazione sempre più attiva. Questo anche per andare ad ovviare al classico eterno problema della freddezza, del muro che crea ogni tanto la formazione a distanza. Sempre più abbiamo introdotto, per lo stesso motivo, anche il modulo debate. Tanto per capirsi, visto che siamo tutti Moodler, quel Filippo 73 che rompe le scatole a colui che progetta il modulo debate sono io, e gli chiedo di inserire sempre più delle nuove funzionalità, soprattutto correlate all'aspetto multimediale. Per chi non lo conoscesse, è un modulo estremamente semplice dove viene lanciato uno stimolo, sia esso di natura testuale, sia esso di natura multimediale, ai quali i partecipanti, cioè i discenti, possono rispondere positivamente o negativamente. Attualmente è fattibile soltanto in forma testuale. Una delle cose per cui sto tormentando lo sviluppatore è di inserire per l'appunto la possibilità di collaborare, di creare, di produrre materiali anche in formato multimediale. Questo tende a dar vita a quello spirito di classe, a quello spirito di confronto che c'è tipicamente all'interno di una classe
passatemi il termine, tradizionale, cioè in presenza. Quindi stiamo puntando in modo notevole. Al contempo abbiamo tutta una serie di moduli aggiuntivi che chiaramente andiamo a integrare ad hoc, moduli standard di Moodle o comunque moduli che fanno parte chiaramente delle plugin aggiuntive più note di Moodle stesso. Il wiki, workshop, dove utilizziamo spesso e volentieri la blind review, cosa che ci interessa particolarmente soprattutto per i moduli di scrittura. Ultimamente stiamo abbandonando Padlet perché stiamo testando profondamente il nuovo modulo Board, che effettivamente replica le funzionalità di Padlet integrandosi nativamente con Moodle e offrendo delle prestazioni che sono migliori di Padlet sotto certi punti di vista, visto che rimangono all'interno dell'ecosistema Moodle e dell'ambiente di formazione nel quale il discente è immerso. È un modulo che sta crescendo molto bene e stiamo continuando a testarlo sempre di più. Devo dire la verità, è anche estremamente ben accettato dai discenti. Strano ma vero, di solito rifiutano tutto, perciò è abbastanza strano. Ultima cosa tipica di tutti i nostri percorsi formativi è l'erogazione dell'Open Badge. Open Badge che abbiamo realizzato tramite Bester di Cineca. Non domandatemi se si dice Bester, non ho ancora idea come si pronunci, comunque con quello di Cineca, e che utilizziamo attraverso la plugin che integra Moodle e che permette il rilascio automatico dell'Open Badge stesso. La cosa interessante per noi, cioè ci semplifica non poco la vita, è la possibilità di avere un badge che viene erogato e che viene importato automaticamente in S3, cioè il gestionale attraverso il quale l'Ateneo riconosce i crediti formativi, quindi ripiomba nella carriera dello studente automaticamente. La cosa più interessante, perlomeno per me, nel senso che è stata una delle cose sulle quali ci siamo spesi di più, abbiamo realizzato un corso completamente in autoformazione tramite Moodle, che permette ai nostri discenti di transitare dal fantomatico livello B1 d'inglese alla cosa più desiderata da loro, il livello B2 d'inglese, perché è quello che gli permette di o laurearsi o immatricolarsi. Questa è stata un'operazione, devo dire la verità, estremamente complessa. Ho avuto la fortuna di avere uno staff incredibile con i quali abbiamo collaborato e abbiamo creato un prodotto che prevede 10 settimane di corso, 50 video che sono stati realizzati ad hoc, pillole video dal massimo da 4 minuti, tutto creato sulla scorta di un framework che ci siamo dettati che permetta questo passaggio dal B1 al B2. Vi dico soltanto che abbiamo avuto oltre 450 iscritti alla prima somministrazione. Mi spaventa un po', ma vedrete, con i numeri che vi ho dato prima capirete che non sono così tanti. Qualche dettaglio. Utilizziamo S3 per iscriverci. Organizziamo su base settimanale. Abbiamo queste pillole video che noi gestiamo tramite Vimeo e che poi facciamo ricadere all'interno di Moodle. Non me ne vogliano quelli di Panopto se ci sono qua in sala, ma siamo ricorsi, sebbene Capfoscari utilizzi Panopto, siamo ricorsi a Vimeo per tutta una serie di motivi che se volete vi potrei spiegare a parte. La cosa più interessante è che abbiamo giocato su due aspetti che noi ritenevamo fondamentali trattandosi di un percorso completamente in autoformazione, ovvero abbiamo deciso di cassare il feedback summativo e di concentrarsi su un feedback formativo. Feedback formativo che è realizzato mediante un'attentissima, cosa della quale parlerò come diceva Paola prima, analisi, un item analysis e non solo, di tutti gli elementi quiz, tra virgolette, che andiamo a somministrare a questi discenti che fanno questo tipo di percorso. Calcolate che parliamo di oltre 2500 item linguistici, quindi un corpus abbastanza presente, e questi feedback sono ognuno tarato sulla tipologia di errore che viene commesso. Quindi quando il nostro discente commette l'errore ha la spiegazione del perché una data risposta è sbagliata, la possibilità di avere il rimando alla pillola video che spiega la cosa stessa, e vi dico che l'abbiamo fatto in 6 questo. Cioè è stato veramente un suicidio per certi versi, però grandissima soddisfazione per noi. Alla fine del percorso formativo, Open Badge, anche in questo caso, che va in carriera dello studente stesso. Cosa abbiamo utilizzato? Allora, come vedete, l'interfaccia del corso Moodle è un po' particolare. Abbiamo utilizzato Flexible, che devo dire che effettivamente è flessibile. Non è solo il nome, ma è anche a livello di capacità di rendere un'interfaccia che è completamente differente. Questo perché ci rivolgiamo ad un certo tipo di pubblico,
Questo perché abbiamo visto che anche a livello smartphone ha una resa notevolissima e purtroppo i nostri utenti, o come li battezzo io ogni tanto, utonti, navigano più mediante smartphone che tramite PC, tablet o quant'altro. Quindi, in più, ci offriva una cosa estremamente interessante. Purtroppo non so quanto si possa percepire dall'immagine, ma alla base di ogni blocco settimanale c'è lo stato di completamento, c'è la percentuale di completamento di quella data settimana di lavoro. Quindi lo studente ha sempre come feedback anche lo stato di avanzamento del suo percorso formativo all'interno della settimana e all'interno del corso stesso. Abbiamo utilizzato le clip, come vi dicevo, tramite Vimeo, moduli, utilizziamo forum, glossario nell'accezione che vi ho detto prima, i quiz chiaramente, in più abbiamo integrato Zoom perché offriamo 20 ore di confronto in una logica flipped con un esperto linguistico, ovvero una volta alla settimana i nostri discenti hanno la possibilità di sentire un'analisi degli errori più comuni che sono stati commessi nei quiz dagli studenti durante la settimana precedente. Questo dà la possibilità di avere un'analisi ulteriore della tipologia di quiz, una spiegazione ulteriore della tipologia di errore che è stata commessa e quindi avere più possibilità di correggere errori pregressi. Plugin integrazione Best Arcineca per forza. In più, una marea di pazienza per le attività condizionate, in quanto tutto è concatenato. Non posso fare l'esercizio prima di aver visto il video correlato all'esercizio stesso, allo stesso modo non posso fare quello seguente e via dicendo. Quindi c'è una serie di concatenazione tra le attività. Questo perché, come è stato detto prima, c'è un problema di fondo. Purtroppo sempre più gli studenti non sanno studiare. Metterli in un magma informativo ci avrebbe portato a perdere il percorso formativo. Questo quindi, qual è stata la logica? La logica è stata quella di creare un percorso MOOC-like estremamente strutturato. Quindi, ok, anytime, any place, anywhere, tu puoi studiare come vuoi, dove vuoi, quando vuoi, a patto che tu rimanga nei tempi che noi ti abbiamo dettato, che sono tempi che fanno parte di un processo formativo che, si spera, ti condurrà dal B1 al B2 di inglese. Dulcis in fundo, molto velocemente, ho perso onestamente la cognizione del tempo, Paola casomai cassami, tanto come ben sai sono logorroico, una volta che inizio a parlare non mi fermo più. Infine, la questione testing. Allora, durante il periodo pandemico abbiamo continuato, ci sono anche altri colleghi qua di Ca' Foscari che non sono del centro linguistico, perciò adesso mi fucileranno, comunque siamo stati la prima realtà all'interno dell'Ateneo a continuare ad offrire, ad erogare test online. E abbiamo iniziato e l'abbiamo fatto come? Abbiamo erogato 2.500 test B1, 4.300 test B2 e oltre 350 attestazioni linguistiche. Come? Semplicemente la scelta, anche su scorta di quella che era stata l'indicazione della CRUI, è stato di rinunciare a priori al proctoring, perché c'erano troppi problemi di natura correlata alla privacy e via dicendo. Quindi la soluzione è stata, tra virgolette, obbligatoria, tra virgolette, è stato un esperimento che abbiamo condotto anche con Paola, come ben sa, ci siamo sentiti per giorni e giorni in merito. Abbiamo utilizzato Safe Exam Browser, prima che lo stesso fosse integrato con Moodle però, quindi lo utilizzavamo come elemento esterno mediante una plugin specifica. Successivamente, con il tempo, è stato integrato nel core di Moodle. A questo combinavamo in prima istanza Zoom, finché, dopo qualche evoluzione, dopo qualche rimaneggiamento di Zoom stesso, abbiamo scoperto che una volta che si apriva SEB, Safe Exam Browser, la telecamera di Zoom veniva automaticamente spenta, quindi noi non avevamo più un controllo attivo sull'utenza che stava svolgendo il test. Questo ci ha costretto, dal giorno alla notte, prendere e trasferirci da Zoom a Meet. Ad oggi, debiti scongiuri, ma chiaramente ora che l'ho detto succederà qualcosa di catastrofico, Meet al momento regge ancora, nel senso che la telecamera rimane ancora attiva, mentre i nostri utenti, perché tutt'oggi noi continuiamo per certe tipologie di utenza ad erogare test online, mentre siamo ritornati per il grosso della nostra utenza in presenza, ad oggi Meet regge. In più, utilizziamo una plugin che è Tutorial Booking, ma ce ne sono anche X che fanno un lavoro come quello, che ci permette di fare in modo che il nostro utente possa prenotarsi, una volta superata la parte scritta del test B2 di inglese, possa prenotarsi alla parte orale, offrendogli degli slot entro i quali potersi inserire. Questo automatizza anche la parte di creazione delle liste degli orali. Infine, anche in questo caso,
rilascio dell'open badge, che viene automaticamente ripreso in carriera, viene salvato, vengono attribuiti i crediti formativi e il nostro studente può, ci si augura, laurearsi e non lo si vede più. Futuro, nuovi corsi, moduli, lingue, abbiamo una serie di soluzioni che vogliamo mettere in piedi e che stiamo cercando sempre più. Abbiamo inserito il portoghese, abbiamo inserito il cinese, abbiamo fatto un Chinese for Hospitality. Abbiamo tutta una serie di richieste ad hoc. Un gestionale, quello che manca a Moodle per effettivamente entrare, perlomeno per come la vedo io, to cure all'interno dell'ambito universitario, ovvero avere un gestionale che mi gestisca i corsi e che mi permette tutta una serie di cose che Moodle, lo sappiamo, non mi permette, non è nato per fare quello. Non è nato per fare quello. IntelliBoard, magari, nel senso che quella sarebbe per noi, e avrò modo di parlarne, come diceva Paola, domani, non mi ricordo più a che ora, anche perché quando ho cercato di leggere il programma mi hanno fatto l'esame della vista, e se lo stampavano un po' più piccolo era Braille, ma chiudo la parentesi. Dicevo, uno dei problemi grossissimi che abbiamo riscontrato con Moodle è quello relativo all'item analysis. Lo sappiamo, l'abbiamo sperimentato un po' tutti, ci sono in particolar modo alcune combinazioni di fattori dove l'item analysis di Moodle è assolutamente inefficace. In questi casi qui, aver avuto IntelliBoard sarebbe stato decisamente un passo avanti. Spero di poterlo avere, non si sa mai nella vita. Certo che dopo aver visto quello che è stato detto ieri sul sistema, nuovo sistema di report, la cosa si sta facendo molto interessante. C'è da dire che ho messo Moodle 4.0, dopo quello che ho sentito in questi due giorni, ho una paura nera, se devo essere sincero. È molto molto carino, esteticamente molto bello, funzionalità molto interessanti. Mi atterrisce terribilmente l'idea di passare dal mio safe 3.11.4, quel che è, a questa nuova soluzione. Signori, io spero di non avervi inondato troppo di parole, vi ringrazio, se chiunque volesse fare delle domande, sono qui o comunque mi trovate in giro. Grazie mille.